Ciao a tutti, il 24 gennaio faremo la Notte dell'Onestà in Piazza del Popolo a Roma, speriamo ci sia tanta gente, anche loro due sostengono questa iniziativa. Soprattutto vogliamo ridare centralità appunto al tema di Mafia Capitale e far capire quanto non sottostare a determinati giochi di potere e compromessi ti mantiene sostanzialmente libero in quel mondo, in quella vasca di squali che sono le istituzioni, e il Parlamento italiano e anche i comuni di Roma. Ti lascio la parola a te, Ferenc. Ciao a tutti, io sarò presente il 24 con molto piacere, soprattutto perché secondo me è fondamentale mantenere viva la coscienza e la memoria per quello che riguarda la mafia e soprattutto gli eventi recenti sulla mafia e su Mafia Capitale. Questa è una manifestazione che esula la politica, questa non è politica, è cittadinanza attiva e senso civico, quindi al di là dei colori partitici o movimentisti è giusto scendere in piazza per non dimenticare, per fare in modo che tutto questo non vada nel dimenticatoio con facili strategie di distrazione. E con me sostiene la causa il mio socio e amico e fratello J-Ax, che purtroppo non potrà esserci, ma sarà con noi con il cuore. Sarò con voi col cuore, ma anche con le grida e con la musica. Volevo dirti che secondo me comunque questa roba di Mafia Capitale è un po' come Calciopoli, nei bar si sapeva già, poi a un certo punto è esploso lo scandalo. Io penso che a prescindere appunto, come hai già detto, dall'appartenenza politica ci siano occasioni dove il cittadino deve prendere per dare la spallata a queste strutture. Appunto ci lamentiamo di chi in teoria ci dovrebbe costare, quando queste cose come Mafia Capitale costano da sempre all'Italia il suo nome, il suo prestigio e il suo futuro, ed è da anni. A questo punto i cittadini devono venire, è quasi un dovere. Quindi a prescindere appunto dalla posizione politica è il momento, come hai detto, di ricordare e anche di celebrare quell'altra Italia. In realtà poi questi nemici, i mafiosi, i corrotti, quando li vedi in faccia non sono poi così forti, come dicevi tu, si possono buttare giù, a patto che non si scenda a compromessi con loro, che ci si informi sul serio, magari in maniera alternativa, perché spesso l'informazione tradizionale tende poi a proteggere certe sacche di potere, e soprattutto che si capisca che parlare già di mafia e presentare delle proposte di legge, quello che si può fare, è un colpo duro per il crimine organizzato. Se ci facciamo vedere, ci mettiamo la faccia, abbiamo delle speranze di farcela. Se pensiamo che qualcun altro ci salverà, siamo già morti. Ci vediamo il 24 in Piazza del Popolo.